Altre due protagoniste di questa serata, per tutte ma non per me, accanto a me c'è Serena Amodeo, buonasera. Buonasera. E Antonella Spinella. Buonasera a tutti. Ciao. Allora, tu, la figliola, quella che non fa mai niente a casa, in questa parte, tutta, come dire, miele. Diciamo la fanatica della situazione, un pochino quella che se la scansa da tutte le cose, proprio come diciamo noi. Quella che non vuole fare proprio Sì, niente, pensa solo ai capelli, alle unghie, al trucco, ai vestiti, alle scarpe. vuole solo apparire, però il resto lo facciamo fare agli altri, no? Sì, è La vero. mamma, l'altra sorella. L'altra sorella, diciamo, quella un pochino più maschiaccio. Ecco, mentre questa figlia della comare, che non ha studiato, parla un italiano particolare. Molto particolare. È un personaggio un po' particolare, appunto, perché lei crede di essere istruita, come dice lei, però in fondo è un'ignorantona, perché comunque si è vista, è molto particolare, l'eterna bambinona che non cresce mai, però Però poi alla fine non cresce lo non stesso. cresce, lo rimane. Innamorata sempre di Lillo, di qualche amico, per trovarsi la cottarella di turno, diciamo, però non gli riesce mai niente, appunto per il suo aspetto e per il suo modo d'essere. Comunque alla fine anche la bicicletta è arrivata dopo. Sì, alla fine sì, così almeno aveva qualche speranza in più. Senti, la prima, poi ritorno, la prima, quindi la prima uscita con questa commedia, secondo te com'è andata? Molto bene, molto bene. Ero un po' agitata all'inizio, però poi mi sono calmata anche perché ho visto che il pubblico partecipava e comunque questa è la cosa, diciamo, che riesce a calmarci e a farci divertire anche a noi. Certo, però comunque poi l'impatto, appena c'è tutto quel pubblico, no? L'impatto è un po' tremendo. L'impatto è normale, la prima volta di ogni commedia, è sempre così, sì. Quindi poi scivola da sola. Sì. Siete andati benissimo comunque. Grazie. Per te invece com'è andata questa? È andata bene, è andata bene. Si sa che comunque alla prima non si è mai al top, diciamo. Però è andata bene alla fine. Questa sera tu interpreteravi Angela. Angela, sì. Stasera, sì. Mentre tu, Carolina. 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 Io vi faccio i complimenti perché siete bravissimi, tutti bravi comunque. Sabato prossimo ci sarà l'altra commedia, voi prendete parte? Io no. Io sì. Ci vuoi svelare, però facciamo che non ci sente niente Roberto. Non posso dire niente, non posso rilasciare niente, ordini superiori. Lo sappiamo, sono tremendi. Sorpresa, effetto sorpresa, non vi La piace? sorpresa è bellissima. Allora, questa è la risposta giusta, allora. Grazie, tanti complimenti. Grazie, grazie, grazie mille. Ciao, ciao, grazie.